Amici sportivi, appassionati di calcio a 5, torna l'appuntamento con la Serie D provinciale e il San Valentino torna ad essere palcoscenico di questo nuovo appuntamento di questa stagione, la 2019-2020, ultimo appuntamento proprio per quanto riguarda il 2019, l'anno solare. Il Real Quadrifoglio ospita il Real Nascosa, decima giornata del campionato di questa stagione, sì, sì, con tutto pronto, manca soltanto il fischio del signor Schiaretta dalla sezione di Ostia Lido e dopodiché si potrà iniziare a fare sul serio. Tre punti in palio, parte in questo istante il confronto, Rizzato subito lo cede allo spagnolo Ramirez Perez sulla destra, viene avanti, poi si accentra, fa partire il tiro che Franzese va a respingere. Ramirez Perez, ancora una serie di finte, prova poi per Fofana il diagonale, c'è Ramirez, gli fa spazio San Germano portandosi al centro, ancora Ramirez, apre troppo Fofana che chiama tra l'altro lo schema prima di posizionare il pallone, poi il tiro da parte di Iannella, calcio d'angolo, posizione cambiata, Iannella, il velo di San Germano, Ramirez Perez e c'è il gol che vale il vantaggio dopo 4 minuti. Ramirez va a caricare il tiro, Franzese poi in due tempi, la finta di Landucci, poi per De Gaulle, c'è Rizzato che la tocca, la mette fuori, tra l'altro recupera molto bene anche Real Nascosa. Ramirez Perez contro Rossi, poi il tiro, Ramirez alla finestra laterale, 2-0 Real Quadrifoglio, questa fiondata non trattenuta da Franzese che prova a girarsi, portarsi via, vuole anche il fallo, Ramirez gli sorride addosso, Barbierato della battuta, la dà indietro per Ramirez, rientra, prova con il destro, alza Franzese, non fa ripartire la Nascosa, ancora Ramirez Perez, si libera di due giocatori, poi prende gioco di sé anche il pallone, poi la mette in rete Ramirez Perez, Real Quadrifoglio 3 Real Nascosa 0. All'indietro ancora Ramirez Perez, serie di finte verso Landucci, prova il tiro, la palla che finisce in rete, in diagonale perfetto ancora dello spagnolo, maglia numero 4 Ramirez Perez, fa poker per il Real Quadrifoglio. Ramirez Perez, Pizzoli, prova l'imbucata perfetta per Mariano Iannella che gira a rete ed è la cinquina con Mariano Iannella. Pistella si avvita, riesce ad andare via, va anche a calciare e c'è però Rizzato che coglie l'attimo in maniera perfetta, Pistella in mezzo poi in due volte e poi subito coinvolgimento di fronte con Barbierato che mette in mezzo, Pizzoli va dall'altra parte, Ramirez Perez, Barbierato prova a calciare, poi sulla ribattuta di Franzese arriva Di Prospero a metterla dentro, Pizzoli a recuperare, Pardo viene avanti, Ramirez gli porta via il pallone, poi calcia anche in due tentativi De Bonis, Luca, la palla che finisce sopra la traversa, calcio di punizione, Ramirez vede Ponzo, scarica il tiro di collo, Pistella, anzi De Bonis, va via, la mette in mezzo, Rizzato e poi lo riesce a correggere in rete, De Colla, mambolare l'avversario, va via invece Di Prospero, scambia con Portas, la palla messa in mezzo con Di Prospero che la mette in rete e fa centro per la seconda volta personalmente, la settima invece per il Real Quadrifoglio. Calcio di punizione, c'è Landucci sul punto di battuta, ha preso la rincorsa e poi alza
Alfonso la mette giù, sale per vie centrali, va anche a calciare, pallone ribattuto e poi il palo. Se ne va De Gol, è libero per andare a calciare anche Aurelli, non lo va a servire. Pardo Manuel che tocca il suo primo pallone, va anche a calciare, Rizzato respinge. Vede Ponzo, è ancora un palo Franzese. Lancia per Pardo, il palo. Non si davano tante speranze, forse neanche lui, ma adesso su questa non si fa trovare impreparato Ponzo, e anche lui timbra il cartellino, va a intervenire adesso Ponzo per Iannella e la ditta Ponzo Iannella, non sbaglia per il 9-0. Con il petto la mette fuori Ponzo, carica il tiro all'indietro con Ramirez Perez, una serie di finte, poi serve Iannella, c'è Franzese, San Germano, Iannella, Ramirez, sombrero verso Iannella, Pallucci, De Bonis, Ponzo gli porta via il pallone, Iannella la mette in fondo alla rete e a questo punto è doppia cifra, anche se si era opposto. Ramirez con Ponzo, adesso è abbonato questa sera ai Legni. Rossi è un corridoio dove può andare anche a calciare Franzese, anche perché Barbierato troppo, giochi da preziosi, e poi il tiro di Pallucci solo sull'esterno della rete. De Bonis la mette giù con il piede, poi lancia per Landucci che si avvita e Landucci la mette in rete. Portas ancora Ramirez, Barbierato e Mancino, prova e ci riesce, la manda in fondo al sacco in diagonale, 11-1. Calcio d'angolo con Landucci in mezzo, incredibilmente Pistella spedisce fuori, calcia, poi però arriva il fischio che decreta la fine dell'ostilità da parte del signor Schiaretta della sezione di Ossia Lido, che ha diretto questo confronto tra Real Quadrifoglio e Real Nascosa, concluso con la vittoria per 11-1 per la formazione di Graziano Maracino, che resta al comando della classifica seppur in coabitazione con Zona Pontina, ma il Real Quadrifoglio deve ancora recuperare la partita con Le Forna Mare Ponza.